Ciao a tutte sciorpette e sciorpetti e benvenuti in questo nuovo video update di Super Mario Maker. Siamo qui a vedere tutte le novità del dettaglio, nel dettaglio, nella versione 1.40. Cominciamo subito. Allora, quali sono le novità? Prendiamo la nostra pennina e il nostro gamepad, ovviamente. Prima novità. Allora, andiamo a scuotere un pump. E diventerà questa roba che un rullo pungente si può ruotare in quattro direzioni e si può camminare sopra sta roba, giusto? Poi, seconda novità, le chiavi sono queste. Ci dà una chiave se la prendiamo. Ne possiamo tenere, mi pare, fino ad 8. Poi, terza novità, le porte chiuse a chiave. Poi noi prendiamo una chiave. Le sbloccheremo e potremo entrarci. Però se non abbiamo una chiave, no. Guardate cosa fa, adesso non abbiamo una chiave, non possiamo entrare. Guardate. Poi monete rosa, sono questi cosi qui, si ottengono scuotendo una moneta e se ne possono mettere 5 in ogni area. Se noi andremo a mettere altre monete rosa in un'altra area, il totale delle monete rosa da raccogliere si sommeranno tra quelle della prima area e tra quelle della seconda area. Quando le prenderemo tutte ci darà una chiave. Poi possiamo mettere le chiavi dentro cubi oggetti, nemici, e così finalmente le boss fight non saranno più skippabili, cioè prima che dovevi andare al traguardo c'era un Bowser Junior, cosa facevi? Lo saltavi e te ne andavi qua all'ascia tranquillamente, ora non è più così, devi sconfiggerlo per ottenere la chiave ed è una cosa molto bella. Naturalmente questi cavolo di temi in più non li hanno mai aggiunti, dai, dovete aggiungerli in Nintendo, cosa fate? Quindi ora andiamo a guardare un po'. Allora, i nemici sono invulnerabili ai rulli pungenti, per esempio mettiamo una pianta piranha, non si farà niente, è che è una cosa abbastanza strana. Allora, i rulli pungenti possono rompere blocchi. Se noi mettiamo dei brick di mattoni, si romperanno tutti istantaneamente con un solo colpo. Però se metteremo i mattoni solidi, diciamo quelli a quadrato, ci vuole un colpo per romperli. Però non potrà più rompere altri blocchi di rullo pungente. Qui funziona mettere moneta rosa, vediamo qui un indicatore. E se noi prendiamo tutte le monete rosa, ecco cosa ci darà, una chiave. Lo usiamo per sbloccare le porte. Come vi ho detto, i rulli pungenti li posso girare, qui sono un pirla e non ho messo la chiave. E poi perché ho fatto questa cosa la verremo in seguito. Entriamo qua dentro. Possiamo mettere le chiavi dentro i cubi oggetto. Oppure dentro i nemici. Come ho fatto ora, Bowser Junior. E sono morto. Thank you.
Perché non mi è spostato Mario? La mia manina è drogata. Vabbè. Avrebbe dato la chiave, così avremmo potuto andare. Saremmo potuti andare al traguardo con questa chiave, sbloccando tutta porta qui. Allora, ora li vediamo tutti i temi, però dobbiamo notare prima che secondo dell'ambientazione lo stile cambia. Per esempio, guardate questi in aria aperta, sono più neri. Ho fatto un fail. Nell'underground sono come i. Sono come nel castello. Gioco sono così e. Così e poi. Vabbè, così via. Quindi gli stili cambiano in alcuni, solo in alcuni temi, da castello a aria aperta. Praticamente le ambientazioni dentro una struttura oppure una caverna avranno questo colore, mentre in aria aperta avranno il colore, avranno un altro colore, che naturalmente vi sto a far vedere. Poi Mario 3. Sono carini, sì, sono carini. Non si rompa blocchi. E sono morto. Questo è il suono del monete rosa, molto carino. Guardate qui l'indicatore. Questa è la chiave, che è stessa molto carina. La texture delle porte chiuse. Anche questo è molto carino. Anche qui entriamo. Questa è la chiave che esce. Ci inseguirà. Vediamo di battere per i cani di Bowser Junior. Vedete la chiave? Cioè in questo caso non ce l'ha data perché avevamo già sbloccato tutte le porte, quindi non avevamo la necessità di prendere anche quella. Quindi entriamo e poi fino ad arrivare al traguardo. Poi Mario vuole. Credo di aver fatto una cazzata. Ecco, mi sono trovato. Allora, i runni non mi sembrano quelli originali, ma sono carini. Sì, sono molto carini. Qui l'indicatore. Più o meno quello di Mario 3. Rompe i blocchi anche se questi sono girevoli. Queste sono monete rosa, carino. Questa chiave che è totalmente uguale. Le porte aperte, le porte chiuse, molto carine. Qui come era in Mario World. Notare lascia che passi in mezzo ai blocchi. What the fuck? Sì, non ha decisamente senso questa cosa. Ma dettagli. LOL. E mi sono dimenticato anche di farvi vedere una cosa. In aria aperta. Mario Bros 3 non mi ricordo se ve li ho fatti vedere. Ah sì, forse sì. Ah, in Mario World evidentemente non cambiano. Ok. Questi sono i Mario più all'aria aperta. Cos'è il castello? Sono un colore un po' diverso. Sì, sono carini, non sono male. Io gli avrei fatto la punta qui, ma... Questo è l'indicatore. Però l'animazione di quando va è molto carina, ma quando si ritira fa abbastanza schifo, diciamocelo. Fa cagare. Cioè dovrebbe fare
la rotazione a 360 gradi. Non questa cagata, si ritira normalmente, non è molto bello. L'indicatore non è proprio il massimo. O le monete sono carine. Beh, ok, chiusa chiave non fa male. A parte sono molto carine, sembrano le porte. Se no, le porte originali, quelle che si trovano nel codo di Mario U nel castello. Come si chiama quel livello? Quel livello nel castello di Peach dove c'era la lava che saliva con quella la specie di ascensore. Sì, sono carine. Le chiavi molto carine anche. In questo caso. Abbiamo visto che ti droppa una chiave, ma non l'abbiamo presa perché per lo stesso motivo di prima. E completiamo tutto. Allora, per la fase di costruzione abbiamo finito tutto. Allora, giusto. Mi sono dimenticato di farvi vedere un easter egg. Mettiamo la porta a chiave. Mettiamo un attimo il terreno e i muri. Quanto godo, haha. Cancelliamo qui. Allora, come vedete nel castello c'è questa porta chiusa a chiave. Attenzione, questa cosa funziona solo con Mario Bros e non con altro. Se noi apriamo una chiave, guardate cosa succede. Entrerà. Molto figo. Se non l'apriamo, guardate cosa succede. Mario rimarrà, tra virgolette, chiuso fuori. Allora, abbiamo finito con la fase del level editing. Andiamo a vedere le novità dei livelli del mondo. Ci sono nuovi livelli evento, ma ora questo non ci interessa, è una cosa normale. Andiamo a vedere nuove funzionalità. Vita di 100 Mario. Allora, abbiamo la facile, la normale e la difficile. E ora avremo anche un'altra nuova modalità, la super difficile. Si è sbloccato dopo aver fatto la difficile. Ci sono nuovi costumi, come il ruboniglio, che è molto bellino. Poi se noi andiamo nella nostra pagina utente, intanto ne approfitto anche per far vedere un po' i livelli. Andiamo, magari su un livello così proprio random. Bowser Fun Perk. E c'è questa nuova iconetta qui. Questa con una X. Quindi cliccandola. Aspettiamo un attimo che carichi. E possiamo vedere i punti di fail, cioè dove i giocatori sono morti. Vedete? Nel caso se ci siano commenti possiamo anche vederli. Possiamo anche vedere i commenti. Con B potremmo cambiare l'area e con L andiamo all'inizio del livello e con R alla fine e con B potremmo uscire. Poi andiamo a vedere la novità di Super Mario Bookmark, che sicuramente tutti voi conoscerete, che un sito che è accessibile sia da Wii U sia da PC e smartphone per cercare i livelli con più precisione.
andremo sul browser internet, se cliccheremo su quell'iconetta di prima, questo collezioni speciali non l'avevo mai visto, ma no, cioè non lo sapevo. Ma noi andiamo a classifiche autori, e mi sbaglio, dovevamo andare lì, infatti. Ecco, c'è questo nuovo tipo di classifica, record di sempre, cioè in teoria dovrebbe essere, non lo so, non ho capito se per il record mondiale degli, sì, è per il record mondiale dei livelli. Praticamente i tizi che hanno fatto più record mondiali di sempre andranno su questa classifica. Per esempio, non è sulle stelle, perché questa a due stelle non può essere primo. Quindi questo utente ha fatto più record del mondo di tutti. E questo, diciamo, e questo sì, senza diciamo, è tutto da Luca. Vi saluto, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti.